dobbiamo andare a giocare con un atteggiamento che persegua i nostri principi, i nostri criteri di gioco, il nostro modello organizzativo. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, la partita l'abbiamo messa a fuoco. Di fronte abbiamo un buonissimo avversario che c'ha qualità, che c'ha giocatori esperti, da Mazzarani a Luci a Marino, giocatori che hanno qualità, Infantino, Dumbia, giocatori che hanno qualità tecniche, e quindi mi ha fatto un'ottima impressione la Carrarese, la partita che ha fatto o le partite che ha fatto e che abbiamo visto, quindi è subito un bel test impegnativo, ci dobbiamo andare a calare nella realtà della C, ma lo dobbiamo fare immediatamente, perché noi giocheremo per imporre i nostri criteri. Non so se è ridimensionata, perché comunque hanno 5-6 giocatori di grande spessore tecnico e 5-6 giocatori di grande personalità. Hanno sempre fatto campionati di alto livello. A me ha fatto un'ottima impressione. Pontedera, vabbè, hanno giocato una buona partita. Probabilmente avrebbero meritato anche qualcosina in più, ma queste sono, ogni partita ha una propria storia. Noi dobbiamo pensare alla nostra e sapere che di fronte abbiamo un buon avversario, avversario di livello per la C, ci dobbiamo calare immediatamente nella realtà della competizione e del torneo, ma questo sono sicuro che lo faremo. Banchi di prova, sa quanti ne dovremo fare? È un passaggio, è una tappa importante, tappa dopo tappa, tassello dopo tassello, noi dobbiamo costruire il nostro progetto, è come un grande puzzle che piano piano dobbiamo cominciare a mettere a posto, e lo dobbiamo fare perseguendo il filo conduttore del gioco, avendo massimo rispetto di tutti, ma mettendoci veramente quel qualcosa in più sotto tutti i punti di vista per giocare le partite per vincere, perché noi poi il nostro atteggiamento è quello, quindi non è un crocevia, partita dopo partita sono tutte tappe importanti, passi delle tappe e ti consentono di fare degli step successivi. Io, questo è il secondo step rispetto al primo che abbiamo fatto. Mi aspetto più continuità, più personalità, per il gruppo è diventato anche più omogeneo, più compatto, più completo. Mi aspetto che chi entra nella gara faccia quello che deve fare.